Siamo qui a Torino ai Giardini Mussabalde, prospicienti al CPR Brunelleschi, con Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, che sono venuti da Trieste con carovane migranti. Cosa sta succedendo a Trieste in questo momento per quanto riguarda le persone che arrivano in Italia dalla rotta balcanica? Sta succedendo che, se non mi sbaglio, dal 10 luglio, da quando il sindaco ha fatto un'intervista al quotidiano della città, lamentandosi fortemente del disordine di Piazza della Libertà, che noi chiamiamo Piazza del Mondo, probabilmente stimolato da una buona parte della città e dalle orde turistiche che invadono Trieste e si lamentano del disordine di piazza, ha minacciato addirittura di recintare la piazza. Poi c'è stato un incontro tra sindaco e prefetto, il quale si è parlato della necessità di spostare i migranti, senza specificare quale tipo di migranti, se transitanti o quelli che comunque frequentano la piazza pur essendo in accoglienza, di spostarli altrove. Da allora tutti i giorni c'è un presidio di polizia che circonda la piazza e ci osserva, ci fotografa e così via. Ci si pone quindi il problema di che fare. Adesso siamo in una fase di transizione, ma abbiamo possibilità o di essere cacciati o che ci invitino, con le buone o con le cattive, ad andare altrove. In entrambi i casi noi resisteremo. E quindi, Lorena, dove andrete a curare le ferite del cammino di queste persone che arrivano da lontano? La nostra pratica della cura non si rivolge soltanto alle medicazioni, ma si rivolge proprio anche, fa leva sul rapporto umano, sulla relazione con queste persone che arrivano con dei grandi traumi. Molti di loro sono dei sopravvissuti, hanno lasciato dei compagni morti lungo i fiumi o nelle fosse di Dolina. Il problema è grave perché una piazza presidiata da polizia, carabinieri, guardia di finanza, cellulari della polizia è un deterrente molto forte, per cui i migranti è chiaro che diventeranno sempre più invisibili, sempre più marginalizzati, e chi ha delle ferite gravi andrà avanti con queste ferite, quindi con rischi di infezione ancora maggiore, e sicuramente chi è traumatizzato non riceverà neanche quel sorriso per cui sentirsi una persona umana, sentirsi finalmente riconosciuto come persona. Ecco, tutto questo rischia di essere molto sovvertito, è un rischio grave che ci richiama ad una resistenza quotidiana. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.